Sono veramente molto contento di essere in un ghiacciaio assieme a Dionic 5N. È la prima volta che la vedo dal vivo, è veramente bellissima. Considerate il fatto che io sono un fan del brand N, ho avuto una i20N. Questa è la prima vettura caratterizzata dal brand N 100% elettrica, basata ovviamente sulla piattaforma di Ioniq 5, 4,71 m di lunghezza, ma quello che rende veramente bella questa macchina, secondo me, a parte l'azzurro classico N opaco, è la cattiveria che è stata messa nel, diciamo, body kit, nella parte estetica di questa vettura. È stata personalizzata dalla sezione N di Hyundai per essere il più sportiva possibile. Guardate la cura dal punto di vista aerodinamico, guardate la quantità di estrattori e cose varie. Scusatemi il fatto che è sporca, però oggi appunto siamo in un'esperienza, vedete, driving experience in questo posto meraviglioso che è Solden, però l'abbiamo già utilizzata, quindi vi racconto un po' prima dal punto di vista statico e poi vi racconto come va. È sicuramente, secondo me, bellissima, poi può piacere, può non piacere, divide secondo me questa macchina. Guardate il paraurti dedicato a questa versione N, ovviamente i fari a LED che sono ovviamente di serie. Su questa vettura cerchi da 21 pollici con dischi da 400 mm e una pinza a 6 pompanti. Sì, perché questa, oltre ad essere una vettura elettrica, è anche una vettura veramente sportiva. Vi do un paio di dati: 84 kWh di batteria, 448 kW e 750 Nm, e con il boost 478 kW e 770 Newton metri di coppia nei due motori, uno all'anteriore e uno al posteriore, che sono anche poi personalizzabili dal punto di vista della ripartizione della coppia. Vi faccio vedere anche velocissimamente il baule, ma forse è la cosa che cambia meno in questa Ioniq 5N: 480 litri di baule. Cosa incredibile è anche il passo, perché sì, abbiamo 4,71 m di lunghezza, ma abbiamo anche 3 metri di passo, quindi tanta abitabilità all'interno della vettura. Vi faccio vedere velocemente qui la parte posteriore con i sedili che ovviamente si possono abbattere. Abbiamo anche le tendine parasole che comunque male non fanno, i sedili riscaldati anche nei sedili posteriori. Il sedile adesso anteriore non è impostato sulla mia altezza, però guardate quanto spazio c'è all'interno di questa vettura. Console qui centrale con dei portaoggetti e due prese USB di tipo C, però vedete anche nel posto centrale quanto spazio c'è per le gambe. Abbiamo anche le bocchette qui in alto, oltre a quelle che sono per terra classiche sotto ai sedili. Vi faccio vedere anche davanti. Maniglie ovviamente che si vanno a ritrarre, molto buone le finiture del pannello porta, tutte molto morbide, a parte qui sotto che non c'è rivestimento. Vi faccio vedere la particolarità di questa versione N: oltre al sedile particolare, tra l'altro questo è quello opzionale, anche ventilato, il tunnel centrale che sulla Ioniq 5 è qui, è stato posizionato qui con anche una parte morbida qui nella parte laterale per tenere le ginocchia ben salde, per tenersi soprattutto quando si va ad essere passeggeri. Volante personalizzato e dedicato a questa versione N con un sacco di pulsanti. Questa è la modalità Engine Boost, quindi quella che vi dà la massima potenza. Le modalità di guida N Custom e quant'altro, che sono poi tutte le personalizzazioni che si possono andare a fare all'interno di questo infotainment. Tutte le modalità track, quindi la torque distribution, la drift optimizer di cui vi parlo dopo, le modalità un po' più da pista, le modalità per mantenere e gestire la climatizzazione della vettura. Cosa molto importante in una vettura che deve avere performance è la climatizzazione della batteria. Abbiamo appunto, come vedete, la torque distribution che possiamo andare a scegliere, poi tutte le modalità personalizzabili di guida, motore in Sport Plus, sterzo, sospensioni a controllo elettronico, differenziale elettronico, taratura del controllo di trazione ed up display in realtà aumentata. Tra l'altro adesso mi pare che sia spento, o meglio posizionato non nella mia posizione, e poi il sound generator. Adesso abbiamo attivato la modalità supersonic, ma vedete come abbiamo un contagiri e anche un selettore delle marce. Qui abbiamo porte USB, la presa a 12 volt, tanto spazio anche qui all'interno, ovviamente i classici cassettini. Per il resto la plancia ha la stessa forma della
Ioniq 5 normale, anche se l'infotainment è quello di nuova generazione, con CarPlay ed Android Auto wireless. C'è tanta tecnologia di cui oggi non ho sinceramente tempo di parlarvi perché è un evento veramente frenetico in cui dobbiamo fare tantissime cose in pochissimo tempo. Direi che andiamo a guidarla e vi racconto come va. Scusatemi l'amico tedesco che ci racconta tutto il percorso, però volevo darvi proprio le prime sensazioni. Stiamo un po' facendo degli esercizi di slalom, coni. La cosa che si percepisce subito è che sì, è una macchina elettrica, ma non sembra di guidare una macchina elettrica. Cioè abbiamo effettivamente un cambio marcia, abbiamo anche gli strappetti di quando la frizione tira e non tira, cioè proprio dà un effetto veramente, veramente incredibile. Primo esercizio, un veloce slalom tra i coni. Teniamo la prima marcia, sì, perché abbiamo la simulazione, appunto, come vi dicevo, di un cambio marcia. La macchina sembra veramente, veramente molto agile. Adesso siamo veramente a 20 km all'ora, però già la prima sensazione è quella di una macchina veramente agile. Poi alzeremo un pochettino la velocità per capire quali sono un po' le prestazioni in senso assoluto. Full power, ovviamente adesso abbiamo tutti i controlli attivati. Sentite la cambiata, giù tutto il freno, ci si ferma in un secondo. Ovviamente abbiamo i tempi e le reazioni della neve, quindi la frenata è un po' più lunga, ma il feeling sul pedale del freno è veramente molto buono. Abbiamo delle gomme invernali assolutamente non chiodate, che però ci danno veramente un bel grip. Siamo veramente a bassa velocità, quindi non ci dà particolari problematiche, però avete visto quanta trazione, come lavorano bene i controlli. Il motore elettrico ovviamente è facilmente tarabile dal punto di vista dei controlli, perché ci eroga la potenza solo quanto serve in base al livello di grip che si sente sotto le ruote. Quindi adesso, quando andiamo a frenare, dobbiamo anche cambiare, guardate, pur dandogli manate di sterzo, la macchina è totalmente, totalmente stabile. Secondo esercizio, frenata con anche evitamento dell'ostacolo. Faremo un giro a 30, un giro a 40 e un giro a 50 km all'ora e vedrete quanto cambierà la distanza di frenata, ovviamente sulla neve, con una macchina così pesante in discesa. 30 km all'ora, prima marcia simulata, ma pur sempre prima marcia, che ci dà una sensazione di rigenerazione come se fosse una macchina termica. È veramente impressionante la sensazione di reale freno motore, sembra di essere in una macchina termica. Giù tutto il freno, ovviamente ci vuole un po' di tempo per fermarsi, anche perché c'è veramente tanto ghiaccio sotto questo mantino di neve fresca, però è veramente molto lineare anche la risposta del pedale del freno. Non si sente quello stacco classico delle vetture elettriche tra la frenata rigenerativa e la frenata meccanica. Adesso proviamo a vedere se riusciamo anche a divertirci un pochettino. Ok. Guardate anche adesso, siamo nella terza marcia simulata, si sta portando su come se fosse un classico 2000, scala la seconda, se affondiamo l'acceleratore, scala, mette la marcia in maniera veramente molto veloce. E tra l'altro non abbiamo neanche la lentezza del cambio tradizionale, perché è un cambio a tutti gli effetti simulato. Possiamo anche ovviamente usarlo in manuale. Adesso aumentiamo la velocità a 40 km all'ora. Sentite, scaliamo, perché dobbiamo appunto mantenere una velocità di 40 km all'ora. Giù tutto il freno e guardate in quanto tempo in più serve, a solo 10 km all'ora di differenza, per fermarsi. Perché quando siete fermi si sente un pochettino il rumore del minimo, e se mettete la folle si può slimitare. Aumentiamo ancora di 10 km all'ora, quindi arriviamo a 50 km all'ora. Sembra di no, ma la discesa tira e come. Andiamo a dare giù tutto il freno, anche un po' di sterzo per vedere quanto è stabile, ed è assolutamente stabile. E ci fermiamo perfettamente nel loro punto designato, ovviamente, perché comunque è tutto calcolato. Però questo vi fa capire quanto cambia la distanza di frenata in un terreno così accidentato e con una condizione di fondo così, diciamo, difficoltosa, per soli 10 km all'ora di differenza. Adesso proviamo il sistema di distribuzione della coppia. L'abbiamo impostato su 80 posteriore, 20% posteriore, abbiamo una curva che vi farò vedere con varie distribuzioni di potenza e vi faccio capire come funziona questo sistema.
Vedete, adesso ho esagerato col gas, però andando a modulare, andando a togliere gas, comunque l'anteriore ci tende a portare fuori dalla curva. Adesso provo a metterlo tutto al 100% al posteriore e vedrete quanta differenza c'è senza avere l'aiuto della trazione del motore anteriore. Guardate come inizia a dare gas, la macchina va ovviamente a fare un bellissimo 3,60. Adesso aspettate, gli diamo un po' di coppia davanti perché sennò da qua non ne usciamo, e vedete come veramente anche solo facendo una manovra a due all'ora il sistema funziona in maniera veramente veramente incredibile. Ovviamente si può impostare anche al 100% la trazione anteriore, cosa che in questa condizione non ha senso. Adesso proviamo con il 50 e 50 in modo da avere un equilibrio perfetto tra la distribuzione di coppia dei due motori. Giù di gas e vedete come quasi sottosterza, perché abbiamo la distribuzione della coppia in maniera totalmente diversa. Adesso andiamo anche a dargli un po' di fastidio da questo in questa S, però si sente veramente tanto la differenza quando si va a cambiare la distribuzione della coppia. Adesso andiamo ad attivare il Drift Optimizer. Che cosa succede? Calcola in base alla velocità l'angolo di imbardata corretto e ci dovrebbe mantenere appunto il corretto angolo senza dover essere noi a dover andare a lavorare con il gas. Quindi questo sistema ci aiuta ovviamente a rendere più facile la manovra del drift, il traverso, il sovrasterzo di potenza, chiamatelo un po' come volete, però appunto è questo sistema che ottimizza questa funzione. Nella modalità torque distribution, quindi dove possiamo andare a scegliere la distribuzione della potenza, si disattiva il cambio, rimane comunque il sound come sentite, però il sistema di cambio si va a disattivare. Andiamo a inserirci in curva, andiamo a dargli una pedata di gas. Adesso c'è un po' di ghiaccio, quindi ci giriamo, però la teoria sarebbe che dovrebbe mantenerci l'angolo di imbardata. Però guardate qua, vedete, ci aiuta appunto a mantenere l'angolo di imbardata, quindi non ci fa andare oltre se si lavora bene col gas. Il fatto di avere una macchina elettrica è che la risposta del gas è veramente veramente molto molto pronta, quindi quando gli si dà giusto una poca percentuale in più di quello che richiederebbe, ci va a girare sostanzialmente. Quindi è una cosa un pochettino da capire, avendo tanta coppia, avendo oltre 700 Nm di coppia e averli tutti e subito, sicuramente questa cosa implica una particolare attenzione a quanto gas si va a dare. Ho attivato adesso la modalità Drift Optimizer, che va a selezionare dove vuole lei ripartire la coppia, fa intervenire anche parzialmente i controlli per aiutarci nell'angolo di imbardata. Diventa veramente un giochino, è impressionante, bisogna andare a giocare con l'acceleratore e con il freno. Il concetto che ci hanno fatto passare è reale, cioè può far driftare un po' anche qualcuno che non è capace. Ovviamente bisogna essere veloci con il volante, bisogna sapere che cosa sta facendo la macchina, e questo tipo di corsi, questo tipo di esperienza ti può dare anche questa mano. È veramente veramente molto interessante. Tra l'altro potete anche acquistarlo anche voi senza nessun tipo di problema, non è una sponsorizzata, è un dato di fatto. Questa esperienza, come la stiamo facendo noi, potreste farla anche voi. Facciamo l'ultimo giro senza il sound, voglio vedere quanto cambia la percezione. Io, vabbè, sono abbastanza abituato nel non avere sound, però effettivamente il fatto di non avere match tra la quantità di acceleratore e il suono del motore, beh, fa tutta la differenza del mondo. È veramente, cambia tutto, cambia la macchina. Questo sound generator è veramente game changer nel mercato, perché dà delle sensazioni che nessuna macchina elettrica ha mai dato. Una sensazione veramente di essere in una macchina, diciamo, con motore termico, perché abbiamo un cambio, abbiamo anche i beep classici di Hyundai che non possono mai mancare, abbiamo la rigenerazione che viene attuata in base alla marcia in cui siamo, abbiamo il limitatore in alto a 7500 giri. Sembra davvero di essere in una macchina assolutamente termica. In prima ci limita, cioè abbiamo un limitatore. Vi posso dire che è una vera N? Sì, è una vera N, perché si guida in maniera
eccezionale. Certo, il prezzo è impegnativo. Partiamo da 76.800 euro. Una così allestita da noi ha un prezzo di 80.900 euro. Ma sapete cosa c'è? Li spenderei tutti, perché una macchina è la prima macchina elettrica che si può guidare in maniera assolutamente come una macchina termica, senza far sembrare, togliere tutti quei difetti, che possono essere difetti oppure no, di avere una macchina sportiva al 100% elettrica. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa IONIQ 5N e direi che ci vediamo al prossimo video. Speriamo di provarla con un pochettino più di calma.